Ciao, ma. Che fai? Preparo la cena. Come? Guarda che belle verdure. Bellissimo. Che mi hanno portato, sono biologiche. Stasera spinaci. Senti Ludovica, io non ti ho detto niente perché non voglio farti cattivare, però sai la vicenda un po' della sparizione dei tuoi compagni. Io sono un po' preoccupata, Ludovica. Ma perché? Come perché? Perché sei preoccupata? Perché sono preoccupata che possa succedere pure a te. Ma tranquilla, fidati, sono responsabile. Non è che ogni volta che dobbiamo uscire con i miei compagni e vogliamo andare in un determinato posto tu puoi devo pensare a te e dire ah no, qua non ci posso andare perché mia madre non vuole. Però non mi fido né di quei posti e né della gente che però è la vita, è la mia vita e decido io dove andare. Non è che ora perché tu sei preoccupata non posso uscire e non posso, devo stare segregata in casa. Non avrò 18 anni, ma neanche io. Vuole da giusto iniziare a decidere. Calma Ludovica, non mi hai mai parlato così, datti una calmata per favore. Ma perché mi dovrei calmare io? Calmati tu. Ludovica non mi ha mai parlato così, io sono senza parole. E allora sta zitta, che a volte non sapendo cosa dire si dicono delle grandi cazzate. Queste volgarità le dici con i tuoi amici, sicuramente non con me, perché non te lo permetto. Ma perché non è una volgarità? E poi ti dico io. Ma chi devi dire queste parole? Mamma mia, che è? Stai attenta, con me non utilizzi questi termini. Ma perché a te non piaceva niente del tuo quello che faccio? Perché io non capisco invece per quale motivo una discussione con te non ci può parlare. Regolarmente. Forse per la tua immensa preoccupazione. Te la posso dire una cosa? Vaffanculo! Ludo, ti permettere di utilizzare. Da quando è successo il fatto, sai, che poi tu hai i tuoi problemi per ora, ma magari per questo mi capisci meglio. Da quando è successo il fatto della costa, delle sparizioni, escono insieme con i ragazzi, sono sempre chiusi in camera e sono diventati strani, non si può parlare più con lei. Sono sempre insieme, si chiudono in camera, mi sembra che siano impazziti tutti qua. Guarda, prepara un tè. Sì, grazie, aspetta. grazie. Fra, ciao. Ti devo raccontare una cosa. Cosa? Vieni, siediti. Allora, in pratica ho litigato con mia madre per il fatto di Chicca, di Simone, di Noemi e gli altri che sono scomparsi. Anche mia mamma mi tormenta sempre su questa questione. Sì, ed è, si è arrabbiata nera. Ora è a parlare con Maria Grazia e io sono venuta qui, appunto ti ho dato appuntamento. Stavo pensando che ci davamo appuntamento oggi pomeriggio e andavamo tutti insieme alla costa, così magari li potevamo trovare. Ma dovevamo indagare, capire cosa c'era scritto nella lettera. Sì, l'unico problema è che la lettera non ce l'abbiamo noi, c'era il commissario.
E dobbiamo andare lì per forza. Certo, sicuramente ci perderemo, ma è questo che voglio. Cioè, io voglio perdermi, voglio capire cosa ci sta dietro la costa. Va bene, allora faccio un giro di chiamate. Oggi pomeriggio ci incontriamo. Anche io credo che non ci succederà niente di brutto. Oggi c'è la mamma che mi ha stato Robert, è una lodissima. Hai risolto il problema alla lavagna di interrogazione. Qual è il numero? Pronto, te. Grazie. Se c'è una spiccolata, tieni. Magari ti serve un po' per distendere. Sì, grazie. E detenata. Allora, raccontami. Oggi poi ha superato il segno. Io l'ho chiamata perché dico, questa storia deve finire. Ludovica, quello che è accaduto alla costa non è un gioco. Non è un'avventura che voi vivete come un'avventura, come un mistero. È successo qualcosa di brutto, mi ha detto. E lei sai che cosa mi ha detto? Mamma, non è vero. Quello che è accaduto, come mi ha detto, non è una minaccia, un qualcosa di negativo. Noi adulti stiamo interpretando male la cosa, che tutto quello che è successo ha un significato, che non è una minaccia. Ti ha detto questo? Sì, mi ha detto questo. Quindi io mi sono arrabbiata e lei mi ha alzato la voce, ha cominciato a dirmi delle cose terribili. Mi ha detto che siccome io non vivo la mia vita, gli voglio impedire di vivere la sua. Ti ha detto questo? Sì. Ascolta Paola, io ho un grande dispiacere nel cuore che tu non puoi immaginare, perché non so dove è mia figlia, con chi è, che cosa sta facendo, e sono disperata. Però c'è una parte di me, non so, una parte di me che mi dice che tutto andrà bene, che Francesca tornerà, che i bambini torneranno, che si risolverà tutto per il meglio. Lo so, tu pensi che io, non lo so, pensi che non sia normale? Che stia impazzendo? No, no. Però sono convinta di questo, sono sicura che da tutta questa brutta storia ne verrà sicuramente fuori qualcosa di buono. Ci credo. Tu devi stare tranquilla. Perché sono sicura anche che Ludovica e anche gli altri ragazzi sentono quello che sento io, ed è per questo che loro vogliono andare lì a scoprire qualcosa. Anzi, sai cosa ti dico? Andiamo a fare un giro alla costa anche noi. Noi. Disagio. C'è nessuno. Ma di grazia, ma no! No, di là, caccia. Ma dove? Vieni qua.
Ma vi siete perse? Io che giudizio, ma lei da dove è saltato fuori? Quante domande tutte in una volta. Se volete tornare indietro, dovete andare lì in fondo, poi girate a sinistra e siete fuori. Ma chi è lei? Io mi chiamo Lorenzo. E anche io stavo qui in giro, sto cercando delle persone, sa? Ci ho messo paura. Ah. Arrivederci. Lorenzo, aspetta. Mia figlia mi parlava di un certo Lorenzo. Quando sono usciti con i ragazzi, mi sembra che mi abbia aiutato anche loro un certo Lorenzo qui. Dici? Sì. Ma che tipo strano, io in me in faccia l'ho visto. Mi ha messo un po' di agitazione. In faccia? No, mi ha messo un po' di agitazione, sì. Sì, andiamo un po'. No. Andiamo.